Sono Chiara del Green Blog Verdi e Contenti. Questo video è per presentarmi. La mia esperienza nel green nasce nel 2007 quando ho realizzato il mio primo evento florovivaistico in un borgo vicino Viterbo, a Pianiano. L'evento era al di là del giardino. Dopo 10 anni fortunatissimi di questo evento, nella vita bisogna anche avere nuovi step, e quindi è nato il blog Verdi e Contenti e con esso un nuovo evento, il primo primaverile, e dal 2019 anche un evento autunnale. Verdi e Contenti è un blog e un evento che si propone di rivolgersi a tutti coloro che pensano di non avere il pollice green, e quindi ecco, si parla di buone tecniche di giardinaggio, consigli basilari, proprio perché molto spesso i nostri errori, il nostro credere di non avere successo con le piante è unicamente dato dalle cattive informazioni che possiamo avere. Tantissime volte anche io ho ucciso le piante per troppo amore, magari per eccesso di acqua, oppure le ho spostate nel momento sbagliato. Ed ecco che Verdi e Contenti si rivolge a tutti coloro che insomma vogliono seguirmi, a quelle persone che pensano di avere il pollice nero, perché tutti possono fare giardinaggio, dobbiamo guardare il lato verde della vita. Oltre a un green blog, quindi un mondo virtuale, esiste un mondo reale in cui noi ci conosciamo, ovviamente in giro per mostre ed eventi dove partecipo, oppure in occasione degli eventi firmati Verdi e Contenti. Si svolgono uno a maggio all'Orto Botanico, uno a settembre qui al Centro Botanico Mutan, dove sto in questo momento girando questo video per voi, e hanno tutti lo stesso format: vivaisti produttori di piante, ognuno rappresentante una categoria botanica differente. Perché questo? Perché ognuno ovviamente ha la sua professionalità che va rispettata. Abbiamo tantissimi professionisti produttori in tutta Italia ed è giusto insomma ascoltarli, perché è da loro che arrivano i migliori consigli. Artigiani del green, così detti, definiti da me, quindi persone che lavorano in una chiave green e che ci aiutano a sensibilizzare il nostro animo. Come dico sempre, questi eventi servono per alimentare e far crescere il nostro pollice e il nostro animo verde. Non mancano negli eventi firmati Verdi e Contenti tutti dei laboratori e delle attività mirate ai bambini. Questo perché? Perché credo tantissimo nel seminare, gettare il seme del verde e del giardinaggio nei bambini, che sono innanzitutto molto più recettivi di noi, hanno una sensibilità completamente differente e soprattutto sono il nostro futuro, quindi è importante coltivare insieme questa passione. Io vi aspetto nel mio green blog Verdi e Contenti sulle pagine Facebook e ovviamente in occasione dei miei eventi, oppure se ci incontriamo in giro. E a tutti buon giardinaggio e soprattutto continuate a seguirmi.